Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Mi presento per chi non mi conoscesse, io sono Federica. Oggi sono qui per darvi 5 consigli per scegliere il vostro chirurgo di fiducia se avete intenzione di fare una rinoplastica. Allora, sapete bene che tutti gli interventi sono comunque molto delicati, sono da ponderare veramente molto bene, molto a fondo, perché comunque non sono un gioco, perché comunque insomma sotto i ferri ci sono sempre dei rischi, questo si sa, quindi poi chiaramente la motivazione che ci spinge a sottoporci ad un intervento, appunto in questo caso di rinoplastica, è sicuramente talmente tanto forte che poi valutiamo sicuramente più i pro che gli eventuali contro. Sicuramente però quando si decide di fare un intervento del genere bisogna essere pronti, quindi sapremo che la degenza sarà un po' lunga, però molto importante è anche proprio fare delle attente valutazioni quando si va a scegliere il chirurgo. Personalmente mi opererò il prossimo anno con il dottor Marianetti, però oggi questi sono i consigli che mi sento di darvi assolutamente al fine di trovare il vostro chirurgo di fiducia. Il primo suggerimento che vi do è quello di iscrivervi a dei gruppi Facebook, però attenzione, non gruppi mirati appunto, come si dice, a un dottore specifico o comunque proprio gruppi che parlano solo di un determinato dottore, perché probabilmente questi gruppi sono gestiti da persone che fanno parte del team del medico e che quindi non avete proprio chiaro quello che davvero succede. Infatti a me è successa un'esperienza spiacevole proprio con il gruppo di un dottore specifico, dove io facevo delle domande ma non venivano mai accettati i miei commenti, perché appunto sembrava fossero un po' non offensivi, però comunque mettevano in dubbio probabilmente le abilità del medico. Purtroppo. E quindi ho chiesto nel gruppo: scusate, ma qualcuno sa niente di questa ragazza? E il mio post non è mai stato accettato, perché appunto io stavo mettendo in dubbio in qualche modo, secondo le amministratrici del gruppo, quello appunto che era le abilità del medico. Quindi il mio consiglio è: iscrivetevi a dei gruppi Facebook dove si parla di vari medici, dove non c'è un medico che viene particolarmente osannato o comunque spinto, diciamo così, ma gruppi dove semplicemente si parla di interventi o rinofiller, insomma tutto ciò che appunto è inerente all'estetica del naso. Un altro consiglio che mi sento assolutamente di darvi al fine di non sprecare il vostro tempo è quello di vedere lavori di nasi svolti su nasi simili ai vostri. Infatti se voi andate a cercare, che ne so, io ho il naso, ho il setto deviato, se io vado a cercare un naso che ha una gobba che viene fatto in una determinata maniera, il risultato probabilmente sarà eccellente, ma forse quel medico non sarà abbastanza adatto per il mio tipo di problematica. Quindi se voi avete il naso, il setto deviato, se avete un problema, non lo so, di gobba, oppure dovete proprio ricostruire un naso già distrutto da un precedente intervento, valutate medici che sono specializzati in quello. Infatti non tutti i dottori sono adatti a voi, cioè ogni medico, diciamo così, ogni chirurgo è specializzato proprio per un determinato per una determinata problematica. Con questo non voglio dire che chi sa fare, chi sa addirizzare un naso non sa togliere una gobba, no, assolutamente. Valutate appunto il medico che è adatto al vostro caso guardando i lavori
fatti su nasi che assomigliano al vostro. Un consiglio che vi do è quando trovate comunque in un gruppo, in un profilo Facebook o in una pagina Instagram un naso che è appena stato fatto e vi piace, aspettate anche un anno per vedere i risultati, perché inizialmente sono tutti belli, appena fatti, appena spacchettati, però poi magari dopo qualche mese che iniziano ad assestarsi o comunque iniziano a prendere una forma un po' più naturale, diciamo così, si iniziano poi a vedere anche eventuali difetti. E quindi per avere un quadro completo il mio consiglio è sicuramente: ok, abbiamo trovato un naso che ci piace da morire e che vorremmo, ok, vediamo come cambia nel corso del tempo, perché un naso che può essere bellissimo appena fatto dopo un anno potrebbe anche crollare e quindi insomma magari aver bisogno di un successivo intervento, ma non credo che sia interesse di nessuno di noi fare un intervento aggiuntivo. Vi racconto anche brevemente questa mia esperienza. Volevo contattare un medico e sono stata un anno, ma dico un anno, a provare a chiamarlo, a mandargli email, non so, per un motivo o per un altro venivo sempre rimbalzata. Infatti questa cosa comunque non mi è piaciuta perché non mi dava fiducia. Ho detto: mamma, se succede qualcosa e io ho bisogno di questo medico non mi sta dietro, insomma. Avevo visto il naso di un'influencer molto bella e che quindi ho detto: oh mio Dio, voglio quel naso lì, è proprio come lo vorrei io. Meno male, perché dopo un anno questa influencer si lamenta e sembra che voglia fare una successiva rinoplastica, appunto perché il naso che gli è stato fatto non ha raggiunto gli standard che voleva lei, o che comunque appunto si sono presentati dei difetti che lì per lì non sembrava ci fossero. Quindi comunque sono contenta anche in questo caso, qui è stata più fortuna in realtà, però è stato quello che mi ha fatto riflettere e cambiare proprio approccio nel pensare: ok, meglio aspettare e non fissare subito una visita solo perché ho visto un naso che mi piace, ma prendermi proprio il tempo di vedere questo naso come si evolve e come cambia. Un altro consiglio che assolutamente mi sento di darvi è di contattare in privato le persone delle quali appunto siete rimaste colpite per quanto riguarda l'intervento, il loro naso, o comunque se siete curiose di saperne di più su quel medico che le ha operate. Infatti vi consiglio proprio di avere un rapporto a tu per tu con questa persona, facendogli le vostre domande, e vedrete che queste persone saranno sempre molto disponibili a rispondere, perché vi dico che io sono in vari gruppi appunto dove si parla di rinoplastica, di nasi, di interventi, e mi vengono fatte molte domande in privato, perché io appunto ho fatto una prima visita dal dottor Marianetti. Vi lascio qui da qualche parte il video, così se volete andare a dare un'occhiata ed avere appunto un pochino più chiara come può essere la prima visita, potete guardare il video. Comunque c'è molta solidarietà in questo gruppo, in questi gruppi, quindi quello che vi consiglio è di prendere contatti con queste persone che hanno appunto fatto questo intervento di rinoplastica ed esporgli i vostri dubbi, le vostre paure, o comunque appunto scambiatevi dei consigli su cosa aspettarsi e cosa no. Quindi vi consiglio assolutamente di mandare un messaggino su Facebook in direct, oppure appunto anche sotto, nel caso, sotto i post, nei commenti. Quinto consiglio, e questo è quello più, cioè, al primo posto, nonostante l'abbia lasciato per ultimo, proprio perché secondo me è il consiglio veramente più di valore: fate più visite possibili. Cioè, io mi rendo conto che è un investimento, perché spesso il dottore non è nella vostra città, non si sa perché, ma
vi porterà a spostarvi in città lontane da voi, a meno che voi non abitiate a Roma o a Milano o che ne so, a Torino. Però se abitate in altre zone, probabilmente vi dovrete spostare e mi rendo conto che le prime visite hanno un costo che può essere appunto variabile, perché poi ogni medico ha la sua tariffa, però contate un centinaio di euro più o meno le andate a spendere. E poi appunto il viaggio, il tempo, i vari permessi da lavoro e quant'altro. Però assolutamente fate più visite possibili, perché l'empatia che potrete avere con il medico, con il team o comunque il posto, cioè sono cose che sentirete una volta arrivate. Vi dico che potete anche pensare di essere nel posto giusto al momento giusto, quando arriverà il momento in cui parlerete con il medico, vi rapporterete con lui, vi renderete conto se vi fidate oppure se è una persona totalmente diversa da voi e che le vostre aspettative forse non sono poi così... le vostre aspettative poi non combaciano con quella che potrebbe essere la realtà. Infatti anche questo ve lo dico per esperienza personale, io sono anni che valuto un intervento di rinoplastica, ma per un motivo o per un altro non sono mai riuscita a trovare un medico fino ad ora che riuscisse a darmi veramente fiducia e per il quale potessi pensare che ne valeva la pena, nonostante io sinceramente ho un forte disagio sia estetico che funzionale. Quindi vi dico, non correte, aspettate un anno, due anni in più, ma aspettate il vostro dottore, anche perché, come dicevo, è vero che fare visite è dispendioso, ma sicuramente sarà molto più dispendioso sbagliare, intanto a livello di rischio, perché insomma, come dicevo, un intervento, siamo sempre sotto i ferri, no? Beh, poi rifare un secondo, un terzo, un quarto intervento comunque ha un costo molto, ma molto più elevato, cioè siamo sotto 10.000 euro, ma cioè, nel senso, sono veramente un'infinità di soldi, almeno per me, poi non lo so per voi. Quindi vi consiglio assolutamente di buttare via 100, 200, 300 euro in più oggi, che non buttare via 10.000 euro fra qualche anno, perché comunque poi ve ne pentirete assolutamente. Quindi aspettate, prendetevi il vostro tempo. E poi appunto vedrete che quando avrete trovato il dottore adatto lo sentirete assolutamente. Bene ragazze e ragazzi, spero che questi consigli vi siano stati utili. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa che vorreste sapere, anzi fatemi anche sapere se voi avete un altro consiglio in più, magari appunto possiamo discuterne insieme. A questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!